prenderci la mano. Tini, Tini, biscotto vegano. Non faccio. Vedere la magliettina. I love my dog. Scarpine. Peppa Pig. Che non riesce a togliersi. Giochino. Allora, aspettate che... Allora, siamo andate dentro. Allora, io principalmente dovevo andare perché avevamo preso un regalo dalla profumeria Limoni e per mio suocero, e ci avevano dato questo buono di 25% di sconto su un acquisto minimo di 49 euro, se non sbaglio, 50, vabbè. E siccome in questo periodo, appunto, vi dicevo che sono un po' depressa, stufa, un po'... saranno le feste, non lo so, però mi sento anche un po' più vecchia. Quanto ragazze, non lo so perché... Però non so se capitano anche a voi questi periodi un po' così smorti. E quindi avevo proprio bisogno di... Ho bisogno di fare qualcosa per me adesso. Perché ormai sono 9 mesi di gravidanza, più 8 mesi di bambina, che comunque penso sempre solo a lei e alla casa. E anche in gravidanza a me non ho pensato più di tanto, infatti si è visto perché mangiavo in continuazione e basta. Non avendo il lavoro, insomma, è stato un periodo, fino adesso è stato un periodo abbastanza di rinunce, di sacrifici, ma proprio all'estremo, secondo me, ho esagerato troppo su questo. E quindi in questo periodo ho proprio voglia di pensare un po' a me stessa. Quindi, vabbè, tutto questo casino per dirvi che sono stata da Limoni, semplicemente, ecco cosa mi... Cioè, magari una cavolatina che però ti tira su e ti fa sentire importante. Il fatto di essere andata da Limoni a prendermi un po' di trucchi che ormai io mi sono stufata di usare Kiko. Non perché abbia qualcosa da ridire su Kiko, l'ho usata fino adesso, mi sono sempre abbastanza trovata bene, comunque i prezzi sono abbastanza economici, eccetera, però i prodotti, però purtroppo bisogna dirlo, non so se a voi è così o magari è la mia pelle, che comunque i trucchi non è che durano chissà quanto, cioè va bene per qualche oretta, eccetera, però... Io ho notato comunque che tipo il mascara, il fondotinta, subito sembri bellissima, eccetera. Poi però svanisce dopo un po' l'effetto. E siccome adesso mi sento appunto un po' vecchia, in questo periodo, mi sono voluta comprare proprio dei trucchi decenti, cioè nel senso un po' più, che spero siano buoni, perché poi non li ho mai presi, quindi... vi dico solo che ho speso più di 50 euro, quindi vabbè, per 3 prodotti, cosa mai fatta in tutta la mia vita. Però considerando il fatto che comunque ormai sono una mamma, sono più adulta, sono più matura, vado per i 31 e ormai non posso più permettermi, insomma, di
andare in giro magari addirittura struccata, cioè a me non me ne frega niente, se devo andare in giro struccata ci vado, però insomma voglio un attimino rendermi un pochino più presentabile, perché 9 mesi, quasi 18 mesi di pigiama, di occhiaie, mi sono stancata, quindi volevo proprio prendere dei prodotti che fossero abbastanza buoni, quindi ho preso 3 cose della Collistar, che è poi l'unica marca che mi ispirava di più, perché sinceramente spendere solo 50 euro per un fondotinta tipo di Chanel o Yves Saint Laurent non l'avrei mai fatto, però almeno così ho preso 3 prodotti che poi sono la base. Ho preso un fondotinta, un correttore per le occhiaie e una terra fard e terra, diciamo. Quindi sono andata principalmente per questo motivo, e poi perché appunto pioveva e quindi fa freddo, non c'avevo voglia di andare in giro e basta. La bimba ha dormito quasi tutto il tempo, adesso è anche un pochino, ancora un po' sonno, però è qua così rilassata. E poi volevo comunque fare questo vlog, comunque fare un video per raccontarvi poi la novità che c'è, che mi ha portato, diciamo così, Babbo Natale quest'anno. Niente, praticamente ho trovato lavoro e inizio il 7 gennaio, e lavorerò in un bar che è praticamente, non è in città o in paese, è all'interno di una struttura, diciamo così, semi privata più o meno, e quindi farò anche degli orari abbastanza decenti, nel senso non lavorerò, credo e spero, durante le festività. Dovrei lavorare da lunedì al venerdì ed essere a casa la sera, quindi sarebbe veramente perfetto. E sono contentissima perché alla fine io non sono mai stata a casa, io lavoro da quando avevo 16 anni e non sono mai stata a casa da allora, e quindi questo periodo di disoccupazione, vabbè, è capitato nel momento, diciamo, giusto, perché ero incinta, quindi mi sono goduta, appunto, sono stata a riposo durante tutta la gravidanza, mi sono goduta la bimba fino adesso che ha 8 mesi, e ecco, sì, magari avrei aspettato l'anno, però alla fine è capitata questa occasione e non voglio lasciarmela scappare. E quindi niente, sono contentissima da una parte, un po' preoccupatina dall'altra, però più che altro per lei, perché appunto essendo sempre stata con me fino adesso non è molto abituata alle braccia di qualcun altro. Infatti sì, con i nonni paterni ci sta, ogni tanto l'abbiamo anche lasciata perché comunque volevamo darle la possibilità di abituarsi, dare a loro la possibilità di abituarsi a gestirla, eccetera, però fondamentalmente erano sempre 2-3 ore, non di più. Io farò 6 ore al giorno, e più, vabbè, mezz'ora di pausa, quindi tenete conto che io 7 ore mancherò da casa. E sono un po' preoccupata perché comunque lei fino adesso è sempre stata abituata solo a me, e lo vedo che comunque fa un po' fatica con i nonni, tipo, che ne so, se ci sono anch'io in casa lei non vuole farsi non vuole farsi cambiare, non vuole mangiare, se ci sono io, madonna che tosso ho preso, e quindi dovrà abituarsi un po', diciamo, drasticamente a questo cambiamento, però purtroppo, ragazze, non si può fare altro. Io devo lavorare, non posso aspettare, cioè non posso buttare via questa occasione, capito? E niente, quindi questa era la novità e
la piccina si è svegliata e io sto preparando il pranzo. Oggi sia io che lei mangiamo la stessa cosa, nel senso, vabbè, lei la pastina. Le sto facendo i semini, questi qui che non si vedono. Vabbè, sono i semini, questi qui della Melin. E io invece i fusilli integrali, vi faccio vedere quali. Questi qui di Natura Sì, con il pomodoro, che praticamente è la salsa di alce nero. Questa, la polpa di pomodoro e la ricottina questa qui, sempre di Natura Sì, le terre di Ecorre, fattoria di Vaira o Vaira, non lo so, ricotta con latte vaccino biologico. E niente, siccome è tanta per lei, me la metto anch'io nella pasta e la finiamo praticamente, perché sennò non va bene. Quindi niente, adesso la pastina dovrebbe essere già praticamente pronta. Ho comprato questo pentolino proprio per fare la sua pastina al gigante. C'era tutto lo sconto sulle varie pentole. Ok, altri 2 minuti. E questa qua, sempre con l'interno in pietra, come ormai ho tutte le pentole perché sono troppo comode veramente. Poi già che ci siamo, volevo farvi vedere un attimo come ho addobbato questa parete della cucina che era completamente vuota. E niente, ho comprato questa lavagnetta qui da Coimport, che forse ve l'avevo fatta vedere, boh, non mi ricordo. Guardate che bellina che è. Mi piace questo stile qua. E ci ho messo io un cordicino perché non riuscivo ad appenderla con i chiodini che c'erano già in dotazione. Poi avevo comprato anche questi sottopentola che però sono troppo bellini, li ho appesi, sono in ceramica e hanno questa fantasia troppo troppo carina. Poi ho appeso, finalmente ho trovato un'utilità per questo vassoietto piccolissimo che avevo comprato da casa anni fa, e di questo ho anche il portariviste, questo qui, dove ci ho messo il libro della cucina e l'ho appeso qua così. Poi queste mensoline le ho comprate da IKEA, sono quelle che come vedete hanno la fessura in mezzo che serve per appenderci i piatti praticamente, no? E però mi piaceva perché non erano tanto larghe e infatti stanno perfettamente qui. E comunque contengono tutto quello che dovevo metterci. Alla fine volevo metterci tutte le spezie in fila e tutti i semi, eccetera. Poi qui ci ho messo, vabbè, aglio, cipolla, questi due cosi qua. Non guardateli perché dopo vi faccio vedere cosa ho preso. E insomma, il caffè, lo zucchero e quant'altro. E poi qui ho appeso i calendari dell'anno 2016. Allora, c'è questo che l'ho preso dal gigante, l'ho pagato 5 euro. Cioè, ci sono tre colonne, e una di mio marito, una di Diana e una mia. Praticamente per ognuno di noi ci segniamo i vari appuntamenti o le cose da fare, eccetera. Ed è carino perché ci sono tutti i cagnolini, ovviamente. Questo calendario qui invece l'ho voluto tenere perché me l'hanno dato in omaggio a Natura Sì, e c'è scritto di tutto, c'è scritto le varie verdure del mese, insomma quelle, le verdure fresche del momento, no? La frutta, poi ci sono delle ricette, ci sono varie informazioni, insomma è molto molto bello, comodissimo. Se passate da Natura Sì e li hanno, fatevene dare uno perché tanto non l'ho pagato, in teoria dovrebbe essere in omaggio, quindi carino, è utile. Infatti li ho messi tutti e due, anche se alla fine due calendari sono anche troppi, però chi se ne frega. Ok,
la pastina direi che è pronta, ci vediamo dopo. Ok, adesso noi siamo belli imbacuccati tutti quanti. Cappottino, cappottino, video, copertina. Io pure sono bella imbacuccata, non si vede niente. Quando arriva questo periodo io mi metto sempre queste scarpe qua che sono caldissime. Sì, sono un po' da teenager, però vabbè, chi se ne frega, dai, noi siamo giovani dentro. E andiamo giù con i cagnolini, col passeggino, belle comode, vero? Eh? È vero, Ciccina? Andiamo a bere l'ultimo caffettino della giornata e poi torniamo a casa. Siamo appena tornati, l'ascensore non funziona, quindi ho portato su il passeggino. Grazie a Dio abitiamo al secondo piano e niente, con i cagnolini e tutto. Non ne va mai una giusta. E niente, adesso sono le 2:30. Niente, gioco un po' con la bimba perché tanto lei adesso prima delle 4 non dorme. Intanto lei gioca con i cagnolini. Guardate. Sì, lei si diverte un sacco. Questa cagnolina qui, Eve, si diverte un sacco a giocare con Diana. L'adora. Eve! Eve! Se la bacia pure. E niente, guardate il mio alberello là nell'angolino, quasi finito, tra un po' lo smonteremo. E niente, il mio telo natalizio sul divano. Allora, la bimba dorme, quindi abbasso un po' il volume, spero mi sentiate. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato oggi quando sono andata al centro commerciale. Allora, sono stata con Import e ho visto già fuori c'erano i mega cartelloni, meno 50%, eccetera, eccetera. E ho trovato queste pantofoline qui, queste ciabatte, è a forma di cuore, appunto, c'è scritto finalmente a casa, carine. Dentro c'è addirittura il buchino per appenderle. All'interno ci sono tre paia di ciabatte. Ce ne sono due rosse così e una bianca fatta così. Queste qui. Ho comprato un correttore, un fondotinta e una terra barra fard. Allora, il correttore è questo qui, effetto lifting. In crema e la numero 2, la colorazione, questa qua, ed è fatto così, uno stick liquido. E niente, questo l'ho pagato 19,90 € il prezzo, mamma mia, 20 euro. E questi sono i prezzi originali e poi su tutto mi hanno scontato il 25% sul totale. Poi il fondotinta è questo qui, super idratante, effetto seta, pelli normali, e questo qui, la colorazione, la numero 4, ambra, ed è fatto così. Questo è il tubetto, è da 30 ml e può rimanere aperto 12 mesi. Poi la terra è questa qui, abbronzante effetto seta, la colorazione è la numero 4.4 e il packaging è così carino e si apre così. Questa è la colorazione con lo specchietto. Non so se riuscite a vedere. E bello, vabbè, carino. Praticamente l'ho pagati. Allora, ho pagato il correttore 19,90, la terra 27,90 e il fondotinta uguale 27,90. Con lo sconto del 25% ho pagato 56,77 euro.
tutto questo per rendermi un attimino un po' presentabile, più che altro perché dovendo iniziare a lavorare ci tenevo comunque ad essere un po' in ordine, cioè avere sempre questa faccia con queste occhiaie, questa faccia sbattuta ogni volta, i capelli sempre sfatti, sempre... ho voluto proprio prendermi qualcosa che... insomma, mi migliorasse un attimo l'aspetto estetico e che possibilmente fosse duraturo, perché appunto stando fuori 6-7 ore al giorno con i trucchi di Kiko non, cioè torno a casa che sono comunque un panda, quindi... E vabbè, niente, quindi questo è quello che ho preso, ho speso anche tanto, però vabbè. Niente ragazze, stavo guardando che mi aveva messo un campioncino dentro, che cos'è? Un profumo Gold Idea, Gold Idea, vabbè, di Bulgari questo qua, ecco, già non mi piace, io odio i profumi veramente, e basta. Credo che il vlog terminerà qui perché in casa è sceso il buio più totale. E basta, ragazze, ci rivediamo alla prossima e come sempre vi mando un bacione.